Ah, Ferda, a proposito, per quest'estate tu cercavi ancora casa? Perché? Perché c'è un mio carissimo amico che si fitta la casa in Calabria, una piccola villetta fatta bene. Perché vai avanti. La Calabria no, non me ne parlare. Ah, non ti piace? No, è una cosa mia, proprio. Io non posso farti parlare della Calabria. Non ti piace? Non ti piace? Cioè, si è trovato male? No, non ci sono mai stato in Calabria. So che è bella, ci sono bei posti. Però per un fatto proprio legato a un episodio spiacevole della mia infanzia, la Calabria è proprio un trauma, una cosa brutta successo per me. Eh sì, anzi, poi te lo racconto. No, no. Eh no, è meglio, che così lo sai di che si tratta e magari eviti. Se non ti parlare. Disturba, ma mi dispiace. No, vabbè, sei un amico. Piccolino. Ero piccolino, avevo 8 anni, stavo in terza elementare. E la maestra aveva organizzato una recita in cui ogni bambino doveva fare una regione d'Italia e io dovevo fare la Campania. Dovevo andare sul palco con questo cartello in mano che ho scritto sopra Campania e dovevo recitare la filastrocca, ma ricorda come? Campania bella, nell'azzurro mare si specchia Napoli che vuol cantare e di Vesuvio sapere eruttare. Ah, bella una. Bella una, che poi è eruttare un verbo un bambino, cioè un po' difficile. Poi c'era il primo della classe, sai, classico figlio di papà, sì, primo della classe, sì, che doveva fare la Calabria. E questa cosa che doveva fare la Calabria alla mamma del bambino non andava proprio giù, perché si era fissato che suo figlio era portato per la recitazione, quindi doveva avere una regione più di prestigio, come se la Campania fosse più prestigiosa la Calabria. Ma se via, anche se a Napoli doveva fare. Quindi? E quindi insisteva con la maestra che doveva fare il cambio, la maestra più questa insisteva, più si impuntava a dire ma che sono bambini, che sono queste cose, e lo voleva far fare a me, per me figurati. Arriviamo al giorno della recita e la maestra chiamava ognuno, ecco a voi la Puglia, ecco a voi la Lombardia, chiamo a me, ecco a voi la Campania, come disse la Campania, questo piccolo delinquente venne vicino a me, boom, mi vede un pugno nello stomaco, veramente, i bambini, dai. Ma io mi piegai, venne la mamma mi spinse e mi buttò a terra, la mamma. E mi strappò il cartello con scritto Campania da mano e lo diede al figlio. Il figlio entrò sul palco al posto mio e disse la filastrocca della Campania che avevo imparato a memoria, Campania bella. Io mi guardo a terra così vede la maestra, sa, adesso allora fai tu la Calabria. Mi diede il cartello, io uscii e non sapevo che fare perché non l'avevo studiata la parte della Calabria e cominciai a improvvisare Calabrisella, suppressata, un peperoncino, insomma poi mi misi a piangere sia per il dolore che per l'umiliazione. I miei genitori venivano sul palco, piccolino, insomma guarda una scelta esperienza traumatica, una tragedia, quindi da allora ogni volta che qualcuno mi parla della Calabria mi viene un dolore nello stomaco, tutti giù, io ho somatizzato questa cosa. Esagerato. Vabbè. Bambino di 8 anni. No, vabbè. E poi comunque ti ringrazio, ma io quest'estate già provveduto, cioè già prenotato. Ah sì? Sì, vado in Puglia. Anzi, perché non vieni pure tu? Un bel villaggio. No, per piacere no. Anzi, per piacere non mi parlare mai della Puglia. Abbia senso. E perché? Niente, ho un piccolo trauma anche io, un bel trauma, non te lo racconto, no? Quando ero piccolino. Ricordo che ero piccolino, ero sulla bicicletta ai bordi di un campo di grano, quando un aereo di ricognizione tedesco volando su di me. A prenderti alle 7:30, non farmi aspettare. I'm dying.